Salve a tutti ragazzi, eccoci qua, ritrovati in questo nuovissimo video, siamo tornati con la carriera allenatore insieme al Cagliari. La scommessa, io sto registrando di venerdì, adesso andremo 2 secondi a vedere, nel suo video c'è un like di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ebbene sì, non siete arrivati a 100 visualizzazioni, avete fatto un bel botto di like, ma purtroppo le visualizzazioni non sono bastate, siamo a 42 momentaneamente dopo 48 ore. E sinceramente non bastano. Quindi per questa settimana, visto che adesso ormai l'ho preso ufficialmente, andremo a fare solamente 3 video come sempre. Oggi la carena 3 col Cagliari, mercoledì ritorna Ikraf con la carena giocatore col Manchester City e venerdì ritorneremo con quella del Cambridge United. Oggi andremo a fare gli ultimi 2 partite della terza stagione, che sono Sampdoria dopo praticamente un giorno di riposo dal Torino ed infine Frosinone. Però c'è da dire una cosa, che contro la Samp, sì, andremo a giocare con tutte le seconde linee. Ebbene sì, con Grasso 81, Della Fuente Felipe, James, Mianguè. Felipe forse ha fatto la seconda presenza che fa. Barella gioca sempre. Choudhury, Vergara, esordio. Secondo me può essere anche buono come giocatore, diamogli spazio. Gomez, che io mi fido tantissimo, Diaz e infine Pellegrini, e ci portiamo in panchina praticamente tutti, tranne chi cazzo è che non mi porto, Calabria, e io vorrei far esordire anche, ma poco, non tanto, Mancini, Mojano se ne rimane sempre in tribuna, Mancini ha 5 mosse per l'età, diamogli un po' di spazio. E questa è la formazione, ovviamente non. Io confido in loro, perché comunque un bel po' giocano quasi sempre. La situazione è questa, ormai il campionato è finito, perché 6 punti di distacco abbiamo. No, noi abbiamo 5 punti di distacco dalla Juve, però la Juve doveva perderle tutte, il Milan idem, e noi vince tutti e due. Siamo contro la Samp, che sta 13esima, poi Frosinone che sta 14esima, abbiamo la Lazio attaccata al culo. Quello è vero. E quindi bisogna giocare. Già fatto 2 minuti e mezzo di intro, speriamo che tagliandola vada un po' più corta. Leggenda, penultima partita di campionato con le seconde linee. Prima partita di oggi, penultima del campionato, Sampdoria Cagliari. Perché sono così lenti i giocatori? Ah, ecco che si sta accendendo. Prima partita di oggi anche che faccio. Attenzione! Diaz coppia con Gomez, che dalla meglio per la pallina, cioè dai, da lì non puoi tirare così male, la verità. Gomez che la gira a Diaz, che la stoppa, la butta in mezzo, e Pellegrini, mai che ci arriva, Mianguè, continuiamo l'offensiva. Barella, piazzala, sì, fidati. Sembra che abbiano patchato il gioco? Hanno patchato il gioco? Non me ne sono reso conto, perché è lentissimo il gioco. Sì, vabbè. Beh, bello, 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 bello questo tiro di Pellegrini. Riproviamolo. Fidati che riesce a saltare, Madonna santa, buttala in mezzo. È più veloce. Bravo, Diaz. Buttala in mezzo. C'è Mianguè. Mianguè di testa, sì, 1,90 m. Buono, buono, buono Caparezza. Buonissimo Caparezza. Ma che copertura ci hai fatto? Bravissimo, cuore ci vuole. Bella parata di Grasso, bella parata di Grasso. Però siamo. Questo frangente di 5 minuti stiamo subendo un po' troppo. Cosa che a me non va assolutamente bene. E infatti. Che culo. Per il momento ho fatto solo un cambio. Facciamo entrare Phil Foden. Così almeno rinfresca un attimo la tre quarti. Ho tolto Angel Gomez, che era il più stanco dei quattro lì davanti. Adesso vediamo se un po'. Ho messo anche il modulo offensivo. Perché almeno il pareggio. A me in teoria servirebbe il pareggio per bloccare ufficialmente la qualificazione in Champions. Per non rischiare. Eh sì. Che culo! Che culo del cazzo! Che culo del cazzo! Sto qui si sveglia, tira da centrocampo, da casa sua. Minchia, ha preso il palo in pieno. Me la tento. Me la tento tantissimo. Metto Mancini a sinistra. Perché comunque mi sono dimenticato di mettere Sancho in panchina. Colpa mia. Adesso come esce la palla, poi anche Vinicius al posto di Vergara, perché cioè, 69 l'ho voluto provare, ma per il momento penso che nemmeno rimarrà nella prossima sessione di mercato, perché sicuramente verrà venduto. Nicolino, bella parata del portiere, ci sta.
Vediamo un attimo. Calcio d'angolo. Qualcuno che stacca di testa. Nicolino, per l'appunto. Il portiere però riesce ancora a parare. Vediamo ancora angolo corto della Fuente. Ce l'avevi nei piedi. Attenzione. Foden di prima. E vabbè, niente. Bello, peccato. Bello, ma peccato. Attenzione. Attenzione, Foden. Foden. No, non ci voglio credere, non ci voglio credere che quel cazzo di Negrone gigante di 2 metri è riuscito a prendermi quel pallone. Ma veramente. Ma veramente. C'è, e più vabbè, qua l'ho sbagliata io, l'abbiamo persa. Adesso dobbiamo sperare che la Lazio abbia perso, perché se la Lazio ha vinto, la prossima siamo obbligati a vincere. Mi hanno fatto, vabbè, dai, non commento. La Lazio ha pareggiato. Ah, siamo ufficialmente in Champions. Sì. Allora, ho appena sbagliato i calcoli. Guardando secondo la classifica, siamo a meno 1 dalla Lazio. Cioè, più 1 dalla Lazio. La Lazio non ha ancora giocato. L'Inter ha giocato. Ok, comunque, il quarto posto non ce lo tocca più nessuno. Alla fine, poi la Juve aveva vinto. Quindi, poco importa. Sì, la Juve, sì, alla fine aveva vinto. E anche il Milan. Quindi, poco importa per lo scudetto. L'unico problema è che no, l'Inter, no. Siamo tutti a 37. Siamo tutti a 37. Abbiamo la squadra bella carica, però. Adesso faccio 2 secondi la formazione. Leggo, andiamo su conferenza stampa. L'ultima dell'anno. Motiviamo i nostri big calciatori. E basta. Mamma mia, ok. No, non l'ho salvata. Andiamo a giocarci la partita contro il Frosinone. Sono carico a mollettoni o a pallettoni, a gringolloni, come volete voi. La formazione è questa: Pizzarri, Calabria, Romagnan, Padu, Sarri, Bellatonali, Junior, Foden, Sancho e Cutrone. Nell'altra partita, comunque, abbiamo perso giocando bene. Siamo rischiati di brutto. La qualifica ce la siamo rischiata di brutto. E adesso bisogna concretizzarla, però. Ultima partita dell'anno. Cagliari Frosinone. Il Frosinone è comunque una bella squadra, cioè comunque a metà classifica, 14esimo, non rischia la retrocessione, quindi sicuramente ci darà del filo da torcere. Noi abbiamo la Lazio che è attaccata al culo, l'Inter che comunque anch'essa è attaccata al culo. Non vorrei fare la gaffe di non andare in Champions League all'ultimo di campionato, quindi ce la giochiamo al massimo delle nostre capacità. Se non passiamo il turno mi incazzo di brutto. Cioè, se non andiamo in Champions mi incazzo di brutto. Poi se ci passo da quarto, cioè, vincendo passiamo da terzi, eh. Punto e basta, da quarti non più. 1-0, easy. Vinicius che la mette in mezzo. Sancho panza. Che esulta, rabbioso, perché se lo guardate in faccia è arrabbiato Sancho, perché l'altra partita è stato in tribuna. Poteva dare un contributo sicuramente importante alla squadra, ma io l'ho voluto tenere in panchina. In tribuna, cioè, bello, bel cross, è andato in spaccata. 1-0, easy. Attenzione, ancora. Ma Cutrone, ma Cutrone, come cazzo fai a sbagliarlo? Ancora, come cazzo fai a sbagliare tutti questi gol, Sancho? Non ci credo. Non ci credo, 1-1. Questo è perché ci mangiamo i gol. Questo è perché ci mangiamo una marea di gol. Turam, aio. Sancho, tira bene che c'è Scuffetti in porta, non è che ci voglia proprio la scienza per segnarlo, eh. Iniziamo il secondo tempo e detto sinceramente non ho visto i risultati dell'Inter e della Lazio. E questa cosa mi preoccupa perché, anche se forse è meglio, così almeno andiamo puntati su una vittoria annunciata, è meglio così, meglio non saperlo, della verità. Ho fatto bene a non vederlo. Bello! Bello, entra, easy, dalla Foden, ma tira bene, tira meglio. No, per così poco, per così poco. Cazzo, cazzo, cioè che sfiga di merda però. Anche noi siamo molto sfigati. Sar, tira. Vai Calabria, sì, fidati.
Siamo al 64esimo, ho fatto un cambio di modulo, 4-2-4 con Pellegri, Cutrone, Ponte, ovviamente laterali, Sa non Sancho, Diaz e Vinicius Junior, ovviamente in offensiva. Voglio vincerla, voglio vincerla. Possono rivertuare un cambio. Gli avversari hanno notato. No, no, non puoi andare così, Diaz. Prova la botta. Plizzarri, Finisce in io gli corner. vorrei fare una cazzo di statua a quell'uomo, Attacca la vorrei fare rete. una cazzo di statua. Attenzione la palla. Palla schizza via dopo il contrasto. Attenzione, palla Pellegri, sulla sinistra di Cutrone. Questa palla Pellegri, sembra una buona è lui! soluzione. È Il lui miglior l'eroe dei due portiere del mondi! campionato a È questo lui punto. l'eroe dei Questa due rete cazzo di vantaggio. mondi, il numero Cutrone con 10! paura. Pellegrini La volevo difesa dire, non avversaria Pellegri! recupero. Fronte a Ma una che cazzo ha deviazione fatto? possibile. Che cazzo ha fatto? È riuscito a vincere il rimpallo, si è fatto Sprinta recuperare l'avversario giustamente dal incredibile. difensore, ha ripreso il Questa pallone da rete che fermo, prestazione hanno sembrava spiazza così scritta saldamente in Scuffette! pugno. Che Match cazzo hai messo in fatto? discesa Torniamo in con equilibrata! E giochiamo con Pellegrini da Speriamo. quartista e Cutrone punta, perché non mi posso Attacco. rischiare di... Anzi, andiamo in difensiva. Che cazzo ha fatto Diaz, Plizzarri? occhio Che cazzo ha cross, fatto primo palo, Plizzarri? Oh! protetta, Mancano 2 minuti, ho Cutrone tolto sveglia un Cutrone. attimo Ho il messo fisico per Boxic vedere la per squadra se riesce il a mantenere semplicissimo il motivo pallone che nel Boxic è campo un COC e quindi senza può fare anche fermarsi a centrocampista e Cutrone, Matteo il mediano, non lo può fare. incredibile. Lancio Chiude lungo. Mancano l'antenna praticamente Pellegrini, 3 minuti. palla Diaz, dentro buttala l'area in mezzo, dell'area almeno interna. sprechiamo un altro po' di tempo. Ha Vediamo se riusciamo a svirgolato. mantenere il Esci, pallone. esci. Se esci abbiamo vinto. Ottimo. Boxic, Palla stop. messa dentro. Dalla... Ok, dai, l'abbiamo vinta perché mancano 40 secondi. Ancora. Palla per Pellegri. Provalo il tiro, almeno sprechiamo tempo. Almeno sprechiamo tempo. Abbiamo vinto. E andiamo anche in Champions Attenzione alla League. prossima, quella Champions League è Toh a tutti i lontana. bastardi che Giocatori magari non ci italiani hanno credevano. risposto ad Ce l'abbiamo Ibrahimovic. fatta. Non mollare la Salutiamo l'altro testa, allenatore. Gli mettere diciamo tutta la wewe. pressione E alla siamo a difesa. posto. Dai, mi hanno fatto un tiro in porta e un gol. Alla fine l'Inter ha vinto contro l'Empoli. E la Lazio ha perso contro il Bologna, ma comunque abbiamo rischiato di brutto di non andare in Champions. E guardando la classifica, come nella realtà, cioè nel campionato dell'anno scorso, l'Inter va in Champions vincendo all'ultima partita e la Lazio perdendo all'ultima partita di campionato va in Europa League. Cazzi vostri. Abbiamo preso anche 44 milioni di premio, che tanto non ci daranno mai. Allora... Il campionato è finito, la Champions League l'abbiamo conquistata. Io per il momento andrei un attimo avanti per finire la stagione e vedere se siamo riconfermati, ma penso proprio di sì perché comunque la squadra voleva che noi andassimo in Europa League. Siamo andati in Champions, penso che lì vada bene. Abbiamo reso conto di Frucl, che adesso andremo a vedere, e andiamo a prenderci l'Adic che vuole andarsene, così ha detto, dalla squadra, dalla primavera. Cosa che non deve succedere, assolutamente, perché mi sembra che sia un bel... Eh sì, cazzo, cazzo se ti promuovo, ma siamo pazzi? Ovvio che vado a tenerti. Adesso andiamo a vedere 2 secondi Gino, che ci ha dato Frucl. 75 a 21 anni, come terzo portiere potrebbe anche starci. Quello è il problema, come terzo portiere. Gli obiettivi... Cioè, mi ha detto di, ok, di raggiungere l'Europa League, ce l'abbiamo fatta. Coppa Italia l'abbiamo raggiunto. Crescita di giovani, zero. Perché no? Fama del brand, no. Però, secondo me va bene. Ci dovrebbero riconfermare. Un altro vuole andare via, Nicola Giordano. E vediamo. Madonna, tutti adesso se ne devono andare via. Cioè, alla fine... Giordano, 88, 62, ciao. Cioè, te ne puoi andare tranquillamente che non mi fa né caldo né freddo. Un altro vuole andare via, Diego Lopez. E cos'è, il figlio illegittimo di Diego Lopez? Mi volete dire questo? Che poi è terzino comunque, giusto? Sì, questo ti prendi, a te ti prendo. Sti cazzi, 17 anni, può diventare 94, sei un bel terzino. Posso tranquillamente vendere Mianguè, finalmente. Oh, raga, glielo vendo. Prossima stagione vendo Mianguè e mi tengo l'altro Gino. Ops, mi sono dimenticato di rinnovare il contratto a Sar. Non so il perché, mi ha appena ricordato FIFA che mancano 2 mesi alla scadenza e questo se se ne va. Sono cazzi per me. Ruolo importante, accettato al volo. Vediamo un attimo, 4 anni, proviamo a chiederne 5, perché comunque 22 anni. Ottimo direi, accettato subito.
Claudio Recizzera, certo che non la voglio. Ma vuoi anche poco, effettivamente. Però io faccio controfferta. Ti rimuovo il bonus. Cazzo. Modifica stipendi e budget. Io sto rischiando di non avere questo giocatore qua. Ma veramente. Facciamo 20, 30. Aspettate. Quanto possiamo offrire? Cioè, no, raga, questo non accetterà mai. A meno che io non vado a dargli zero bonus. Così. Così. Non... È un pazzo questo! Cioè, Sarri è un pazzo! Ma veramente, questo qui non ha bonus? Sono riuscito a non prendere bonus e a dargli 43.000 di stipendio. È un pazzo che non ha voluto bonus. Vediamo 2 secondi il resoconto mensile della primavera. Sono questi tre. E comunque sono buoni. Ok. Sono rientrati al prestito Cooper, Galliano, poi Timothy Weah ed infine Komljenovic. Tutti rientrati al prestito. Va benissimo. Termina stagione. Nonostante non abbia raggiunto gli obiettivi che ci avevamo prefissati, riteniamo che abbia svolto nel complesso un lavoro soddisfacente. Pertanto abbiamo deciso di confermarla sulla panchina anche il prossimo anno, con l'obiettivo di migliorare quanto già fatto questa stagione. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con lei cordialmente la dirigenza. Ottimo, ottimo, ottimo. Abbiamo conquistato in questo episodio la Champions League. Rinnovato il contratto a Sakhar, che forse chissà cosa, questa cosa è importantissima. Rinnovato il contratto col Cagliari, perché almeno ci hanno dato nuovamente la fiducia. E io posso dire che per questo video è tutto, vi lascio un like, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, Facebook e Instagram, tutto qua sotto in descrizione. Ci vediamo mercoledì con la carriera del giocatore con ICRAF, venerdì con la col Cambridge e lunedì iniziamo la quarta stagione a pompa magna con tutto il calciomercato, quindi se volete giocatori oltre a quelli che mi avete già suggerito come Zaniolo, quei due portieri, se volete altri giocatori suggeritemeli che proviamo a comprarli. Non vi farò tutto il calciomercato, promesso. Vedremo un po' di limare qualcosa. Ci vediamo lunedì prossimo con la carriera allenatore col Cagliari. Bella.